il Gaslini, unico centro al mondo che ha trovato una cura per questa malattia. Un lavoro di squadra di tanti istituti nel mondo che insieme lavorano, studiano, ricercano. Il Gaslini per il primo ha arruolato 4 pazienti su cui sperimentare un nuovo farmaco. Un farmaco che è in grado non soltanto di bloccare la malattia, ma probabilmente anche di interromperne l'evoluzione. Questo dona speranza a tanti bambini malati che sono ognuno fondamentale per offrire una nuova cura e una nuova possibilità di speranza. Quando le malattie sono rare, colpiscono in questo caso un bambino ogni 2 milioni, si perde forse la speranza di pensare che qualcuno si occupi di lui e che in qualche modo qualcuno riesca a trovare una cura. Ebbene, invece non è vero, e anche per loro oggi è un giorno di felicità, perché è un giorno in cui la speranza può essere davvero reale.